Questa settimana ci sono due pubblicazioni ISTAT importanti da segnalare. La prima riguarda la nuova mappatura delle aree interne, ovvero quei territori del nostro paese dove si trovano comuni che hanno una bassa accessibilità a servizi essenziali come i trasporti, la scuola o la sanità. Si trovano in queste aree circa 13 milioni di persone, il 23% della popolazione, quasi la metà dei comuni sono in aumento nel mezzogiorno, dove addirittura si trovano comuni capoluogo come Nuoro in Sardegna o Enna in Sicilia. La nuova mappatura che aggiorna la precedente vale come strumento di policy per la programmazione dei fondi coesione dal 2021-2027. La seconda pubblicazione è la prima di una nuova serie che faremo con Agenas, cioè l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, e dà conto di un'impronta della pandemia nel 2020. I ricoveri ospedalieri non urgenti sono calati del 20% proprio a causa dei differimenti che sono stati decisi per appunto cercare di contenere la domanda di cure in ospedali che erano già in difficoltà per l'emergenza Covid. Infine, la congiuntura, il dato di maggio del commercio estero segna una nuova crescita delle esportazioni che su base tendenziale nei primi 5 mesi dell'anno non segnano oltre 20 punti percentuali. Tuttavia la bilancia commerciale va in negativo, è negativo per 12 milioni, a causa soprattutto del deficit energetico innescato dall'aumento dei prezzi di gas e petrolio che sono seguiti e si sono incrementati con la guerra della Russia in Ucraina.